conseguenze nel quasi 30% dei pazienti ospedalizzati. Danni polmonari, neurologici, sintomi che si ripresentano. In pneumologia a Udine nascerà un centro specializzato. Intanto scendono positivi i ricoveri. Nel giorno in cui arrivano in Italia le prime dosi di Johnson & Johnson, gli Stati Uniti bloccano le somministrazioni dopo 6 casi di una malattia rara sviluppata dopo la vaccinazione. L'azienda ritarda il lancio del siero in Europa, vertice della sanità riuniti in Italia. Il mondo della ristorazione e dei locali lancia l'ennesimo grido d'allarme. Riunita a Roma la Confcommercio FIPE per chiedere al governo una data per le riaperture. C'erano anche gli esponenti regionali. Le regioni chiedono di aprire anche a cena. Il ministro Giorgetti, decideremo la prossima settimana. Consegnata al comune di Udine la petizione contro la realizzazione di una piazzola ecologica in via Zilli, lungo la ciclabile, vicino a orti, abitazioni e al campo da calcio dove si allenano i bimbi. Il prossimo passo sarà una battaglia legale. È scattato dopo l'allenamento pomeridiano il ritiro per la squadra di Gotti. De Olofeu operato stamattina per la rimozione del menisco del ginocchio destro. Intervento perfettamente riuscito. Neuting ancora a parte. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. In apertura questa sera parliamo di che cosa succede dopo il Covid, perché alla luce di uno studio che è stato pubblicato negli ultimi giorni, il 29,4% dei pazienti ospedalizzati per Covid ha avuto entro 140 giorni dal primo almeno un altro successivo ricovero, quindi chi è stato in ospedale per Covid spesso ci è tornato e il 12,3% di questi non è più uscito dall'ospedale perché purtroppo è deceduto. Ci sono diverse conseguenze, alcune gravi, alcune preoccupanti, alcune molto lunghe, ma andiamo ad approfondire questo tema lì dove si combatte anche questa battaglia parallela a quella della pandemia, ovvero quella appunto del post-Covid. Davanti all'ospedale di Udine, reparto di pneumologia, c'è per noi Luciana Delfonso. Buonasera Luciana. Sì, buonasera Giorgia, a te, ai nostri telespettatori. Hai detto bene, una ricerca a livello nazionale che adesso è stata contestualizzata anche a livello locale. Qui in Friuli Venezia Giulia la prima ondata di pandemia non si è sentita in maniera forte, mentre la successiva sicuramente sì, con numeri anche importanti. Numeri che purtroppo hanno portato a un alto numero di positivi, ma che hanno permesso ai sanitari anche di iniziare a capire che cosa succede nella fase post-Covid. Il 15% dei ricoverati qui all'ospedale di Udine, successivamente nei mesi, diciamo dopo la fine, diciamo così, della prima fase della malattia, ha avuto delle conseguenze di salute. Conseguenze di salute non legate soltanto a problemi respiratori, ma anche a patologie come per esempio il diabete, l'insufficienza renale o anche per esempio tutto quello che riguarda un po' il campo cardiologico, con particolare riguardo all'infarto. Allora, a tal proposito, per capire meglio come è andato lo studio fino a qui e soprattutto che cosa sta pensando di fare l'ospedale di Udine, ossia una, diciamo così, un ambulatorio post-Covid per seguire in maniera corretta i pazienti che ricadono purtroppo in questo vortice, abbiamo sentito proprio il primario Vincenzo Patruno, direttore del reparto di pneumologia di Udine. Allora sentiamolo insieme. Cominciamo a vedere le sequele respiratorie, ma non solo, di quello che è chiamato post-Covid, o meglio long-Covid, soggetti che continuano ad avere da una parte sintomi che si trascinano per molto tempo, sintomi che sono prevalentemente respiratori, ma non solo respiratori, l'astenia, la faticabilità, in certi casi la perdita dell'olfatto, sono cose che si possono trascinare anche molto a lungo, a situazione che per altri versi sembra avviarsi a risoluzione. E poi invece una seconda definizione dell'aspetto del long COVID è il ritorno di sintomi prepotentemente più forti rispetto a quanto sperimentato in una prima fase. Sono soggetti che generalmente dopo aver risolto la dispnea, l'affanno, ritornano ad avere dopo qualche settimana una seconda ripresa di questi sintomi in maniera anche importante, spesso accompagnati da febbre, che non riflettono però un'infezione, ma a volte la nuova formazione di polmoniti di natura infiammatoria,
che hanno bisogno anche di, possono richiedere l'utilizzo di farmaci importanti come il cortisone ad alti dosaggi per periodi prolungati. Sulla scorta di altre esperienze, l'opportunità di creare un ambulatorio post-Covid, un ambulatorio che sia multidisciplinare, che richieda quindi che sia assicurato attraverso figure che non sono solo quelle del pneumologo, ma dell'infettivologo, che sia in qualche modo organizzato con le figure con i radiologi per quella che è la loro competenza, e che possa fornire delle risposte a queste importanti sequele quando ci sono, ma che non possono essere, come dire, lasciate in maniera disorganizzata al fai da te del singolo paziente. Una fra le varie ipotesi organizzative, una forse delle più accreditate in questo momento, è che si possa creare alla pneumologia del Gervasutta. Ambulatorio post-Covid che quindi dovrebbe sorgere al Gervasutta quando? Non appena la fase acuta della pandemia inizierà a scendere. Allora i dati di oggi un po' ci incoraggiano a ben pensare, perché in due giorni, da ieri rispetto ad oggi, il tasso di positività è sceso al 3,3%, perdendo quasi 2 punti, quindi un'ottima notizia. Su 11.191 tamponi che ne sono stati fatti nella giornata, diciamo nelle ultime 24 ore, sono 371 i casi di positività. Le vittime anche sono in calo e sono 17 terapie intensive, ricoveri in altri reparti, anche in questo caso iniziano a scendere le terapie intensive, infatti oggi sono 75, c'è un crollo dei ricoveri negli altri reparti che si ferma a 493. Quindi insomma tutto fa pensare che possiamo iniziare a parlare di un calo di questa nuova ondata, e con questo Giorgia ti restituisco la linea a te. Grazie, grazie mille a Luciana ed Alfonso. Intanto c'è un nuovo intoppo per quanto riguarda la campagna vaccinale, o se volete si crea un nuovo caso attorno ad un altro vaccino dopo AstraZeneca, ed è il Johnson & Johnson, proprio nel giorno in cui in Italia sono arrivate le prime dosi. Che cosa è successo? È successo che negli Stati Uniti ne è stata chiesta la sospensione. La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno infatti di usare il vaccino nei siti federali e solleciteranno gli stati a fare lo stesso in attesa delle indagini su problemi di sicurezza. La sospensione è legata a 6 casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle 2 settimane successive alla vaccinazione. Tutti e 6 casi di malattia rara hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni. Una di queste è morta, mentre una seconda in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche. Va detto che finora negli Stati Uniti circa 7 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson. Un film già visto, ha detto il ministro Gelmini, anche AstraZeneca ha avuto questo percorso, ma i vaccini sono sicuri, non allarmiamoci, il numero dei casi sospetti di Johnson & Johnson è inferiore a quello di AstraZeneca, ma non vuol dire che non sono sicuri, è più pericoloso non fare il vaccino. Ci sarà un incontro dei ministri europei della salute, ma sono sicura che sarà riconosciuto anche questo come vaccino sicuro. Un incontro si sta svolgendo, è cominciato nel tardo pomeriggio, tra i rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Istituto Superiore di Sanità e CTS, per proprio considerare questo caso. Intanto la Johnson & Johnson ha annunciato che ritarderà comunque le consegne dei suoi vaccini in Europa. Ha parlato poco fa anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, proprio in merito, questa è un'ultima ora, al vaccino Johnson & Johnson, che ha in qualche modo svelato quelli che sono i temi del vertice che si è concluso poco fa. Ha detto: abbiamo fatto una riunione con i nostri scienziati e l'AIFA e siamo in collegamento con l'EMA, valuteremo nei prossimi giorni, appena EMA e Stati Uniti ci daranno notizie più definitive, vedremo quale sarà la strada migliore, ma io penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è un vaccino importante. Per quanto riguarda invece AstraZeneca, è arrivata una nuova nota informativa importante sul vaccino, pubblicata a seguito della procedura condotta a livello europeo, dove si invitano gli operatori sanitari a una importante vigilanza su segni e simboli di tromboembolia e su un'opera di informazione dei vaccinati.
Le segnalazioni di reazioni avverse sospette dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, si legge nella nota, consente il monitoraggio continuo del rapporto beneficio-rischio di questo e di qualsiasi altro medicinale. Andiamo a dare un'occhiata ai numeri di giornata per quanto riguarda l'epidemia e i contagi a livello nazionale. Li vedete qui, 13.447 positivi, 476 le vittime, tasso di positività del 4,4%, scusate, con un calo sia dei pazienti ricoverati nelle rianimazioni, che sono 67 in meno, sia di quelli ricoverati negli altri reparti, che sono 377 in meno rispetto a ieri. Intanto a piccoli passi prosegue la campagna vaccinale in maniera, come avete sentito, molto complicata e siamo arrivati oggi in Italia a superare i 4 milioni di cittadini immunizzati con due dosi. Questi i numeri di oggi con il Friuli Venezia Giulia, 295.651 dosi somministrate. Vaccinazioni nelle fabbriche non sono ancora partite. Il nodo è la mancanza dei sieri. Ne abbiamo parlato con la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Daniele. Quando partiranno le prime vaccinazioni nelle realtà produttive della provincia di Udine? Guardi, è una domanda molto semplice e la risposta è rapida. Quando ci metteranno a disposizione le dosi vaccinali? Oggi noi non abbiamo assolutamente alcun controllo su questa variabile. Ad oggi non ci è dato sapere che tipo di vaccino, perché ho sentito parlare del fatto che anche Johnson & Johnson probabilmente potrebbe non essere consono sotto i 60 anni, questo metterebbe le imprese in una situazione molto complessa di organizzazione della campagna vaccinale, perché Pfizer ha delle metodologie di conservazione meno 80 gradi che renderebbero ancora più difficile riuscire ad intervenire in questo caso. In ogni senso noi siamo pronti sia con imprese che si autogestiscono nella somministrazione dei vaccini dei lavoratori, parliamo delle più grosse, poi ci stiamo organizzando con degli hub vaccinali per aggregare più imprese che verranno posti nelle zone di maggior concentrazione, quindi fondamentalmente nei consorzi industriali. Dopodiché c'è anche la possibilità di utilizzare strutture private e stiamo firmando delle convenzioni per questo, che si occuperanno della somministrazione dei vaccini al lavoratore direttamente all'interno dell'azienda. È stata oggi un'altra giornata di protesta a Roma, ma in realtà anche in varie città d'Italia, per le riaperture. Ci concentriamo sulla manifestazione, in realtà l'assemblea straordinaria della Confcommercio FIPE a Roma, e andiamo a collegarci proprio con Roma perché era rappresentato anche il Friuli Venezia Giulia a questo momento, che poi è stato un momento anche di confronto con il governo. È collegato con noi il presidente provinciale FIPE, consigliere nazionale Antonio Dalla Mora. Buonasera. Buonasera a voi. Ci racconta com'è andata? Sì, oggi è stata un'assemblea importante. Sentivo citare nell'intervento di apertura alle proteste, ecco, la nostra non è stata una protesta, ma è stato un momento di riflessione fatto in sede assembleare, quindi secondo i dettami statutari di FIPE, che però abbiamo fatto non nella nostra sede associativa, ma in piazza San Silvestro. È stata un modo, anche questo sì, di manifestare il nostro pensiero, i nostri desiderata, i bisogni di una categoria che è allo stremo, però composta, paccata, ma densa di contenuti, com'è nello stile di Confcommercio FIPE. È intervenuto da principio il presidente Sangalli, con un intervento molto profondo che ha abbracciato tutto il settore del terziario, e successivamente si sono avvicendati sul palco una serie di interlocutori che hanno fatto presente come questo momento sia già oltre il termine, che bisogna intervenire subito, che onestamente gli interventi da fare sarebbero tanti, sia sul fronte
dei dispositivi di distanziamento, sia per quanto attiene ai ristori, però l'unica vera medicina per guarire il male di questa categoria e del settore economico in generale sono le riaperture. Quindi siamo andati in piazza a fare questa assemblea per chiedere che si acceleri sulle riaperture. Devo dire la verità che l'assemblea ha sortito subito i primi risultati, perché al termine dell'assemblea una delegazione della nostra federazione è stata ricevuta dal ministro Giorgetti, che si è anche esposto sul tema. Ha infatti dichiarato che maggio sarà il mese delle riaperture e che la prossima settimana in Consiglio dei Ministri sarà presa una decisione sulla data. Perfetto, quindi insomma qualche promessa vi è stata fatta. Dalla Mora, è vero, voi avete protestato in maniera, voglio dire, pacifica, assolutamente tranquilla, però stanno succedendo tanti disordini in questi giorni, altre manifestazioni, feriti, tafferugli, insomma sintomo di un'Italia che non ce la fa più. Lei ci dice com'è la situazione nel suo settore, per esempio in provincia di Udine, che lei insomma in qualche modo rappresenta, che livello di gravità c'è per ristoratori ed esercenti? Guardi, il livello di gravità è enorme, lo è dappertutto a livello nazionale, ci sono le punte degli iceberg che sono state la perdita completa della stagione sciistica in montagna, l'assenza totale del turismo straniero, specie per le città d'arte, e poi nell'entroterra si va diffondendo una situazione di difficoltà dovuta anche al fatto che molte persone stanno perdendo la capacità di spesa. Se vuole un numero, io le dico che il 30% delle aziende del nostro settore rischia di non riaprire. Va bene, grazie per averci raccontato questa giornata e ovviamente auguriamo a lei e a tutti che le promesse, insomma, che avete strappato dal governo, dal ministro Giorgetti, poi insomma diventino presto realtà. Grazie, buon rientro. Grazie a voi tutti e buona serata. Andiamo avanti ora con la cronaca, andiamo a riassumere i fatti più importanti di giornata nelle nostre flash news. Una ragazza di 19 anni è ricoverata all'ospedale in gravi condizioni dopo essere caduta, pare accidentalmente, da un balcone al secondo piano di una palazzina. È successo poco dopo le 18 di ieri in un comune della Carnia. La 19enne, che nel momento in cui si è verificata la caduta era in casa con la madre, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata prima in ospedale a Tolmezzo e poi a Udine. La prognosi è riservata, sul posto anche i carabinieri di Tolmezzo. L'ex brigadiere dell'arma Silvestro Gianblanco, 53 anni di Buia, è stato condannato a 10 anni e 4 mesi di reclusione e a 50.000 euro di multa al termine del processo che lo vedeva imputato per spaccio di sostanze stupefacenti e peculato a seguito di alcuni episodi emersi in un'inchiesta del 2012. La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale di Udine. Gianblanco, difeso dall'avvocato Maurizio Conti, si è sempre proclamato innocente ed è stata chiesta per lui l'assoluzione in quanto, secondo il legale, erano inattendibili le dichiarazioni dei suoi accusatori. Gli agenti dell'ufficio immigrazione della Questura di Udine hanno accompagnato all'aeroporto di Milano Linate per il successivo imbarco verso Sofia un cittadino bulgaro arrestato e condannato per rapina, furto in abitazione e porto abusivo di armi. L'uomo, 37enne senza fissa dimora, lo scorso ottobre si era reso responsabile di diversi furti nella zona di Forni di Sopra, il cui provento nascondeva in una tenda che usava come rifugio e a seguito dei quali era stato arrestato. Gli agenti hanno così dato esecuzione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Un uomo di 30 anni, che deve scontare una pena di 5 mesi per aver distrutto l'auto dell'ex compagna, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Auresina. A Monfalcone l'uomo, ubriaco, aveva distrutto l'auto dell'ex compagna squarciando i pneumatici con un coltello e sfondando i vetri a colpi di piccone. Per placarlo erano intervenute le forze dell'ordine. Dopo la condanna, la procura di Gorizia ha emesso a suo carico un ordine di carcerazione in regime domiciliare. Concentriamoci ora sulla città di Udine. La giunta comunale ha incaricato il sindaco di interloquire con le autorità del demanio militare per una possibile acquisizione dell'area tra il parco nord e sud del Cormor. Sindaco a cui abbiamo chiesto anche aggiornamenti sul futuro dell'area ex Dormish. Sentiamo.
Abbiamo deliberato che il sindaco apra le trattative col demanio militare per acquisire quest'area che, ripeto, divide l'area del Parco Nord col Parco Sud. È un'area molto vasta, sembra che i militari non siano più intenzionati a tenere questo sedime a loro disposizione e quindi noi siamo pronti a riceverlo. Vediamo a che condizioni, speriamo gratuitamente, e quindi apriamo adesso l'interlocuzione, sarò io a parlare con i vertici dell'esercito, del demanio militare, e vedere di portare a casa, insomma, questo grande patrimonio ambientale che abbiamo qui in città. Sindaco, a proposito di riqualificazione, la popolazione continua a parlare ovviamente del futuro dell'area ex Dormice, si è parlato di questo nuovo imprenditore che ha dimostrato interesse per l'acquisizione dell'area puntando sulla ristorazione. Non c'è solo questo imprenditore, ci sono anche altri interessi, stiamo dialogando, speriamo di trovare una soluzione che vada incontro agli interessi di tutti, soprattutto dei cittadini, che guardano con grande attenzione quest'area che, ricordo, da più di 20 anni è lì ferma. Adesso forse si sono maturate le condizioni per recuperarla e rinnovarla. Speriamo nel migliore modo possibile. Ancora rispetto all'acquisizione da parte del Comune di un'area simile? Il Comune può acquisire, però poi ci mancano i soldi per recuperarla, nel senso che l'acquisizione rischia di costare solo quella circa 4 milioni. Poi per sistemarla ci vogliono altri 10 milioni. Il Comune, questa entità finanziaria, non è a disposizione in questo momento, quindi è inutile chiederci a noi di fare un intervento di questo spessore che verrebbe a impegnare le casse comunali in maniera molto molto significativa. Altre problematiche che riguardano il Comune di Udine. Questa mattina una delegazione del Comitato per il No al Centro Rifiuti nel quartiere di Giusto ha consegnato proprio al protocollo del Comune la petizione contro la realizzazione dell'opera, petizione corredata dalle firme di oltre 1300 cittadini. Non è tutto quello che hanno parlato negli anni indietro, il quartiere è cambiato, c'è gente multietnica, per l'amor di Dio tantissima, tutti vanno d'accordo. Ci si dice buongiorno, conosci o non conosci, tutti quanti quelli che passano per via di Riccardo avranno il buongiorno o il buonasera secondo. E non bisogna avere nemmeno paura a camminare per via Riccardo, perché via Riccardo noi camminiamo tutti quanti tranquillamente. Pian piano abbiamo visto che ci sono stati tantissimi miglioramenti, abbiamo tutto, è una bellissima zona e quindi i bambini stanno tranquilli, girano. Non abbiamo paura di niente, quindi non vorremmo che si rovinasse la zona. Il quartiere è una ricchezza. Allora, noi che veniamo dal Sud America possiamo essere testimone, no? Di come quando siamo arrivati 25 anni fa il quartiere, sei andata a vivere qui a Riccardo di Giusto, il Bronx. I miei figli sono nati lì, sono cresciuti, e sono grandi, ormai hanno 24 o 21 anni i nostri figli. E quando tornano a casa dice mamma che bello tornare perché qua si respira e possono camminare tranquillamente, e vivere, prendere l'autobus, lasciare, io perfino lascio la macchina aperta. Sì, è vero. Cosa anche lei va più fiera del quartiere, che cosa invece cambierebbe subito? No, io sono contenta perché siamo uniti, lo bello è che abbiamo imparato a conoscersi e le diverse etnie, e quella è una ricchezza, conoscere tuo vicino. Noi siamo proprio una famiglia. E cambiare, a me mi sembra per adesso tutto bene. Di cambiare, lo unico che non c'è da mettere questa discarica adesso, okay. di fare la raccolta differenziata un po' meglio, quel pochettino che ci manca, basta, il resto sarebbe bellissimo. Prima dello sport andiamo a riassumere anche questa 2 giorni di maltempo nella nostra regione. Allagamenti, smottamenti, raffiche di bora fino a quasi 100 km orari e caduta di alberi sono stati registrati nelle ultime ore in diverse località del Friuli Venezia Giulia. A causare il repentino cambio di temperatura che ha interessato nelle ultime ore la nostra regione, un marcato fronte atlantico preceduto da correnti meridionali molto umide e a tratti instabili. Proprio per questo da ieri è in corso un'allerta meteo di color giallo per rischio idrogeologico con piogge intense.
A tal proposito, nella notte la protezione civile ha chiuso i guadi sul fiume Meduna a Murlins e Raucedo nel Pordenonese. Osservati speciali l'idrometro di San Cassiano sull'Ivenza e quelli di Prepotto sullo Iudrio. Nella notte si è ingrossata anche l'asta del torrente Cormor, raggiungendo il picco di 2 metri a Basaldella alle 3.15 della notte. Nell'area di Trieste, dove le raffiche di bora hanno sfiorato i 100 km orari, è stato necessario l'intervento di recupero da parte dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di un'imbarcazione alla deriva al largo di Muggia. Per l'Udinese questa sera è scattato il ritiro che durerà fino alla partita di sabato contro il Crotone. Intanto De Lofeu si è sottoposto ad intervento di pulizia del ginocchio destro, perfettamente riuscito. È scattato oggi in Casa Bianconera il ritiro in vista della delicata gara di sabato alle ore 15 contro il Crotone. Alessio Scida, una gara delicata per il momento che l'Udinese sta vivendo nelle ultime 4 gare. Infatti le zebrette hanno collezionato un solo punto con le ultime 3 sconfitte consecutive contro Lazio, Atalanta e Torino, che hanno fatto storcere il naso a tutto l'ambiente. Sì, perché questa squadra può e deve fare di più, anche perché altrimenti il sogno di arrivare tra le prime 10 rischia di restare tale e sarebbe davvero un peccato, vista la rosa a disposizione. La mossa del ritiro serve per compattare una squadra che deve ritrovare motivazioni e grinta. L'ultima volta questa mossa ha funzionato, visto che a gennaio, dopo l'isolamento, De Polo e compagni hanno giocato 2 gare intense e attente, pareggiando contro 2 corazzate come Atalanta ed Inter. Non resta che attendere e scoprire se tale mossa sarà efficace ancora una volta. E quindi via al ritiro nel giorno in cui è ripresa anche la preparazione dopo il lunedì di riposo osservato dalla squadra. Gotti nella seduta odierna ha cominciato subito a tenere alta la concentrazione in vista di Crotone, seduta alla quale non ha partecipato Bram Noiting, che continua ad essere monitorato attentamente dallo staff per non rischiare brutte sorprese. L'olandese ha lavorato a parte e conta di aggregarsi al gruppo il prima possibile. Infine, last but not least, oggi è stata anche la giornata di Gerard De Lofeu, che si è sottoposto ad un intervento in artroscopia di pulizia del ginocchio destro, operazione perfettamente riuscita con il calciatore che, salvo complicazioni, farà ritorno ad Udine entro un paio di giorni. La vittoria contro Tortona proietta l'APU Old Wild West a un passo dal chiudere al terzo posto la stagione regolare. C'è più di un motivo per dire che il successo casalingo contro Tortona è stato un mattone importante nella stagione dell'APU Old Wild West. Lo è stato innanzitutto per la classifica, perché proietta bianconeri ad un passo dal chiudere la regular season al terzo posto, che consente a sua volta di disputare la fase orologio nel girone delle migliori compagini del torneo. Ma lo è anche perché dopo i fasti della Coppa Italia la squadra ha dimostrato ancora una volta identità e carattere degni di un top club della categoria. E c'è un dato su tutti che lo dimostra: in una gara tiratissima e giocata soprattutto sul piano dell'intensità difensiva, i bianconeri hanno prevalso sulla capolista sfoderando la propria miglior prestazione stagionale ai rimbalzi, con ben 48 carambole catturate, di cui 14 in attacco. Udine insomma non guarda più alle big del campionato con timore reverenziale e anzi prova a prendere direttamente l'iniziativa per ipotecare la gara, trovando di volta in volta bocche da fuoco diverse per fare la differenza. Stavolta è stato il caso di Lodovico De Angeli, un giovane su cui Bonicioli conta molto e che ha ripagato la fiducia del coach con 10 punti, 8 rimbalzi e 2 triple, che hanno coinciso con altrettanti tentativi di allungo da parte dei bianconeri. Ora spazio agli ultimi recuperi in programma sabato. Per assicurarsi il podio, quanto fatto potrebbe già bastare se Verona perderà contro Torino, altrimenti servirà a battere Trapani, che alle 20.30 farà visita al Carnera. Basket protagonista nella prima serata di Udinese TV, è martedì e quindi dalle 21 in diretta Basket a Nord-Est con Massimo Campazzo e i suoi ospiti. Ci sarà anche Andrea Bato, vedete, per parlare di APU. Prossimi appuntamenti invece con l'informazione, vi ricordo, alle 20.30 il nostro TG Veneto e alle 22.30 in diretta l'edizione della notte. Chiudiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata.